Che cos'è la biodiversità? La biodiversità è bellezza. Se ci mettessimo a contare tutte le specie vegetali che compongono un campo da calcio in erba naturale, basterebbero le dita di una mano per contenerle tutte. Nei terreni di gioco più curati sono sufficienti l'olium perenne e Poa pratensis a caratterizzare il manto erboso. A volte con l'aggiunta di Festuca rubra o Agrostis capillaris, tanto per renderlo più compatto. Diverso è il discorso se migrassimo nei campetti di periferia. Beh, in questo caso assistiamo a due competizioni distinte. Quella tra i ragazzi, che nel doposcuola si danno appuntamento sul terreno di gioco, e quella che sotto i loro piedi si combatte tra le specie vegetali, per stabilire a chi spetterà il dominio del prato. Tra i ragazzi spesso comanda il più dotato tecnicamente, il più prepotente o semplicemente chi porta il pallone da casa. Per quanto riguarda invece la composizione del prato, non essendoci giardinieri, è la legge imposta dalle piante più competitive a stabilire l'ordine gerarchico di copertura del suolo. La risultante di questa lotta silenziosa è la formazione della cosiddetta steppa antropogena. Si tratta di un tipo di prateria dominata da piante adattate al disturbo antropico, come Dasypirum villosum, Festuca ligustica o Lagurus ovatus. Confrontata con il terreno di gioco di uno stadio, questa prateria, rustica, di periferia, mostra un'impennata secca della diversità floristica che si attesta intorno alle 40-50 unità. Che cosa traiamo da questa breve introduzione? In primo luogo, che è l'ambiente stesso, nella sua naturale gestione delle risorse disponibili, a prevedere comunità ad elevata diversità floristica, affinché nulla di quanto viene messo a disposizione in termini di spazio e nutrienti vada sprecato. In secondo luogo, che il modello proposto dall'ambiente, basato su un ben definito inventario floristico ed altrettanto ben definiti valori di copertura delle specie, rappresenta il modello gestionale a costo zero, dove i costi di sviluppo e gestione vengono interamente pagati dall'ambiente. Qualsivoglia scostamento da tale modello noi decidessimo di intraprendere comporterà un esborso di denaro, vuoi per pagare il giardiniere, vuoi per fornire irrigazione supplementare o per riqualificare il terreno verso altra destinazione. La penisola italiana è immersa nel bacino del Mediterraneo, che rappresenta uno dei 25 hotspot di biodiversità presenti su tutta la Terra. Se contassimo quante specie spontanee ci sono nei nostri bellissimi e coloratissimi pascoli appenninici, arriveremo a contare ben 60-70 specie di piante in nemmeno 25 metri quadri. Così le garighe a microcamefite del piano montano, come i salvieti a Salvia officinalis, possono addirittura arrivare a sfiorare 100 specie. Chi ha familiarità con la scienza della vegetazione ha immediata consapevolezza che si tratta di numeri fuori dall'ordinario. Ovviamente la ricchezza di specie vegetali è dovuta anche a altre tipologie di praterie, ma tutto questo fa sì che il paese, l'Italia, è tra i paesi europei con la più alta diversità floristica, anzi, è il paese con la più alta diversità floristica. Le più recenti checklist ci dicono che il nostro paese ospita quasi 9.000 taxa differenti. Porto alcuni esempi significativi di paragone. Basti dire che la flora dell'intero Regno Unito conta grosso modo lo stesso numero di specie presenti nel solo Molise, 2.500. Mentre la Germania, con le sue 3.000 specie, non impensierisce minimamente la vicina regione Campania, con 3.260 unità. Questo patrimonio, che non ci è stato assegnato per diritto divino, ma per una fortunata coincidenza di fattori fisici e biologici attuali quanto pregressi, prende il nome di biodiversità. Ma non si tratta di un semplice vocabolo da tirar fuori dal cilindro nei discorsi impegnati.
La biodiversità è l'essenza stessa della vita, perché costituita da insiemi di esseri viventi che esprimono funzioni vitali che si consociano tra loro a formare popolazioni, comunità, paesaggi, che abbiamo il dovere di gestire nel migliore dei modi e di preservare quale lascito per le generazioni future. Gli esempi appena fatti si riferiscono al solo regno vegetale in quanto derivano dalle competenze botaniche di chi presenta. Ma quando ci si riferisce alla biodiversità dell'intero pianeta, invece, si prende normalmente in considerazione l'intero spettro di organismi viventi. Quindi, oltre alle piante, anche batteri, protisti, funghi, animali ed altro ancora. Ma calcolare il numero di specie per unità di superficie non è tuttavia l'unico modo per valutare la biodiversità. Molto importante può essere la scelta della scala da adottare, in quanto esiste una diversità genetica, una diversità tassonomica ed una diversità ecosistemica. La diversità genetica, ad esempio, fornisce una chiave di lettura importante per capire se una specie sta andando incontro ad estinzione o se presenta uno spettro genotipico abbastanza ampio da lasciare ipotizzare un sufficiente grado di tolleranza a cambiamenti ambientali potenzialmente nefasti. A tal proposito, auspichiamo che le popolazioni relitte di abete bianco dell'Alto Molise, come quelle di Colle Meluccio, preservino una diversità genetica necessaria a garantire loro pattern fenotipici e funzionali tali da far fronte al probabile ma quanto temuto aumento dell'aridità estiva in tutta l'area mediterranea. Da notare che lo stretto parente siculo dell'abete bianco, ossia l'abete dei Nebrodi, ha rasentato l'estinzione anche a causa dell'eccessivo sfruttamento del suo legname nei secoli passati, e sopravvive oggi solo sulle Madonie, relitto, con meno di 30 individui spontanei, quasi tutti recintati. La geobotanica è una scienza che afferma che ogni singola specie è l'espressione più fedele dei caratteri complessi del mondo fisico, nonché delle interazioni biotiche con le specie circostanti, alle quali deve necessariamente adattarsi. Specie diverse che hanno esigenze ecologiche simili tendono a riunirsi negli stessi luoghi a formare comunità. Nelle loro aggregazioni successive, le comunità daranno luogo a formazioni vegetali sempre più inclusive, che culmineranno nei biomi. Sono questi insieme di ecosistemi ad amplissima estensione, facenti riferimenti ai macroclimi presenti sulla Terra. I loro nomi, foresta pluviale, foresta boreale di achifoglie, savana, tundra, steppa, ci sono sicuramente familiari e magari evocano spesso immagini di territori lontani che tendiamo ad associare a capolavori della letteratura o più spesso della cinematografia. Come non pensare al bioma prateria della frontiera americana di Balla coi lupi, alla savana della mia Africa, alla taiga del dottor Zivago, o alla foresta pluviale di De Miscio. Di esempi di questo tipo ne potremmo fare a decine, ma sarebbe interessante valutare quanto l'altissimo valore estetico di questi ambienti unici e biodiversi abbia contribuito a rendere immortali i capolavori di qui sopra. In realtà, quando usiamo il termine bioma, facciamo riferimento ad un ben preciso concetto scientifico che finisce al centro del dibattito quando si parla di problemi ecologici legati ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Quest'anno ci siamo giocati l'Austria, diceva una campagna del WWF di qualche anno fa, quando focalizzava l'attenzione sulla quantità di bioma foresta pluviale bruciata o distrutta in un solo anno. Il collegamento, cambiamenti climatici, biodiversità, foresta pluviale è chiaro un po' a tutti. Tuttavia, non tutti sanno che la perdita di biodiversità potrebbe interessare molto presto anche biomi che ci riguardano da vicino. Il problema desertificazione, ad esempio, rischia di investire come un ciclone i territori del sud Italia, oggi occupati dal bioma macchia mediterranea,
e dalla formazione ad essa collegati, quali la Gariga e la Prateria Steppica. A rischio sono anche i boschi di caducifoglie termofile, massimo esempio di ricchezza floristica legnosa in ecosistemi forestali, della cui grande bellezza siamo solo parzialmente consapevoli. Noi che ci viviamo dentro diamo per scontato che in 150 metri quadri di bosco nella Murgia Pugliese o Lucana ci si possa tranquillamente imbattere in 6 specie diverse di quercia, quali cerro, rovere, farnetto, legno, leccio, fragno e quercia spinosa. Per dare un'idea, in tutta la Gran Bretagna ci sono solo 2 querce di specie autoctone, la farnia e la rovere. In realtà, il problema principale è che le porzioni di territorio occupate esclusivamente da ecosistemi naturali diventano sempre più rare, e questo perché l'uomo ha ampliato a dismisura il proprio raggio d'azione, intraprendendo attività anche in aree del pianeta che solo pochi decenni or sono venivano considerate inaccessibili. Ormai è difficile immaginare che possa esistere un ambiente naturale che non preveda l'uomo tra i fattori biotici in grado di influenzare gli equilibri energetici e funzionali degli ecosistemi. Non a caso, negli ultimi decenni si è andata affermando l'idea che la nostra era debba essere più correttamente denominata antropocene, visto che l'attività umana è il principale agente modellatore di questo capitolo della storia della Terra. La perdita di biodiversità negli ultimi decenni ha seguito ritmi allarmanti. Sui temi della conservazione attiva, il nostro Paese ha una grande responsabilità, in quanto detiene il primato della biodiversità europea, ospitando oltre 67.000 specie di piante e animali, che rappresenta il 43% di tutta quella presente in Europa. Riuscire a fermare o limitare in maniera significativa la perdita di biodiversità in Italia significa continuare a garantire un patrimonio importantissimo da cui attingere per l'intera Europa, come già fu al termine dell'ultimo glaciale. Quali sono le principali cause di perdita di biodiversità? La distruzione e la frammentazione degli habitat sono sicuramente i fattori che maggiormente contribuiscono a questo depauperamento. Tuttavia, pochi sanno che la seconda causa di perdita di biodiversità al mondo è rappresentata dall'introduzione delle specie aliene. Gli esempi nel mondo animale sono molto conosciuti e tendono ad avere, come sempre, una risonanza maggiore di quanto avvenga invece per flora e vegetazione. Tutti siamo concordi nell'importanza di contenere la diffusione di specie quale il gambero rosso della Louisiana o la tartaruga palustre americana per salvaguardare la fauna autoctona dei nostri corsi e specchi d'acqua. Con molta più indulgenza o addirittura indifferenza assistiamo invece alla lenta invasione multietnica di boschi, siepe, falesie e dune, di specie quali la robinia, l'alantio, il fico d'India o il fico degli Ottentotti. Preservare la biodiversità autoctona è quindi salvaguardare l'identità del paesaggio e rappresenta anch'esso una forma di conservazionismo. Il conservazionismo si pone come obiettivo il risparmio delle risorse naturali per il consumo delle generazioni future. Significa vivere sulla terra promuovendo lo sviluppo umano sostenibile anche per l'ambiente, senza prendere più di quanto possa essere naturalmente sostituito. Qualunque forma di sviluppo deve essere non solo economicamente valida, ma anche vantaggiosa per l'equità sociale. La biodiversità è essa stessa una fonte di equità ambientale, in quanto è grazie ad essa che la natura è in grado di lenire e in parte mitigare i disequilibri provenienti dai grandi cambiamenti ambientali indotti dall'uomo e soprattutto tramite i famigerati servizi ecosistemici. Come viene giustamente sottolineato nel notiziario Natura della Commissione europea, non siamo in grado di prevedere con certezza come si evolveranno le nostre necessità,
Quindi non possiamo sapere quando avremo bisogno di alcuni dei componenti della diversità biologica, per quanto irrilevanti ci possano apparire oggi. In ultima analisi, quindi, affermare I care biodiversity significa iniziare a prendersi cura ora delle generazioni future. Fra le fortunate concause che hanno portato l'Italia ad avere elevati valori di biodiversità, vi è il fatto che la catena appenninica rappresenta un'autostrada di collegamento con il centro Europa, che porta la regione bioclimatica temperata fino alla punta meridionale della Calabria, attraverso un sistema più o meno continuo di aree interne montuose e collinari. Nonostante la perifericità consenta loro di essere oggetto di una strategia nazionale finalizzata allo sviluppo socio-economico, le aree interne meritano un occhio di riguardo anche nelle strategie di salvaguardia della biodiversità. E questa affermazione deriva dal fatto che proprio nelle aree interne risiede la maggior parte della biodiversità animale e vegetale presente nel nostro paese. E aggiungo che l'Appennino centro-meridionale, oltre ad essere una tra le aree a maggiore diversità floristica d'Europa, rappresenta anche uno dei suoi principali centri di endemismo, ossia ospita un alto numero di specie la cui distribuzione nel mondo è limitata solo a questo tratto appenninico. Le specie endemiche di un territorio hanno un valore che va al di là di quello numerico nella conta della diversità tassonomica. Esse rappresentano un marker identitario dei luoghi e delle culture. Sono il risultato della tormentata storia pregressa dell'Appennino, delle sue articolate vicende paleogeografiche e paleoclimatiche. Sono il frutto di un cammino evolutivo fatto di migrazioni, espansioni e restrizioni di areale, di dolorose estinzioni e successive speciazioni. I cambiamenti socio-economici degli ultimi decenni e il progressivo spopolamento delle aree rurali stanno mettendo in crisi il consolidato sistema di gestione e conservazione attiva basato sulle pratiche tradizionali di uso del suolo, che ha contribuito a proteggere gli ecosistemi e ad assicurare nel tempo un equilibrio naturale. L'abbandono dei pascoli sta infatti portando ad una rapida ricolonizzazione delle praterie appenniniche da parte di specie arbustive e forestali e alla conseguente chiusura di spazi aperti e al depauperamento delle specie erbacee di elevato interesse biogeografico, comprese le specie endemiche. Molti dei progetti nazionali ed europei presentati negli ultimi anni propongono la reintroduzione del cosiddetto pascolo razionale quale possibile punto di equilibrio tra l'esigenza di una resa economica per chi svolge l'attività agropastorale nelle aree montane e la necessità di garantire al territorio ecosistemi diversificati e conservazione della biodiversità. Da notare che la reintroduzione del pascolo è in linea con quanto previsto dalla direttiva 92/43 della Comunità Europea, che include tra gli habitat prioritari anche tipologie di prateria seminaturale ad evidente determinismo antropico, ad esempio l'habitat 62/10. Anche in ambiente urbano sono diverse le problematiche da affrontare in chiave biodiversità. Tra le tipologie di green infrastructure maggiormente in uso per combattere nelle città la battaglia climatica legata ad effetto serra ed isole di calore, vi sono le foreste urbane, le quali, è noto, forniscono una quantità enorme di servizi ecosistemici. Nell'ambito delle foreste urbane è emerso come il parametro biodiversità possa essere vantaggioso ai fini dell'efficienza ecosistemica. È stato dimostrato che foreste multispecifiche hanno tassi di sequestro del carbonio doppio rispetto alle foreste monospecifiche, grazie ad uno sfruttamento più efficiente dei nutrienti. L'Unione Europea ha stabilito che 3 miliardi di alberi dovranno essere piantati nel territorio europeo entro il 2030. E molti di essi saranno proprio destinati alle aree urbane. Anche in questo caso è auspicabile che le piantumazioni siano coerenti con l'identità del territorio ed ecologicamente compatibili con i parametri ambientali del sito di impianto.
La strategia nazionale del verde urbano, nella sua declaratoria, richiede studi di base che tengano conto delle caratteristiche biogeografiche, bioclimatiche, geomorfologiche, edafiche, floristico-vegetazionali delle aree soggetto di intervento, nonché conoscenze della vegetazione reale e potenziale dei luoghi. È giunto il tempo di agire e questo sembra un buon inizio. L'ultimo pensiero di questa relazione vorrei fosse qualcosa di profondo e leggero allo stesso tempo, un auspicio più che altro. Che si possa concretizzare un nuovo modo di intendere la natura, concepire la biodiversità, non solo come un dono da preservare, ma come scrigno multicolore in cui riconoscersi. Un contesto dove l'uomo non sia più dominatore, ma entri nel ruolo di attore protagonista per un uso sostenibile delle risorse e di garante per la loro conservazione. Un contesto dove i popoli vivano trovando forme di equilibrio ed armonia con l'ambiente, che abbiano coscienza soprattutto del collegamento diretto esistente tra la salvaguardia degli ecosistemi e la sopravvivenza delle specie umane, essendo esso stesso parte degli ecosistemi. Parchi, riserve, oasi, orti e giardini botanici sono luoghi dove si diffonde la conoscenza e si condivide l'amore per la natura, con un pubblico sempre più numeroso, vario ed esigente. Come direttore del Giardino della Flora Appenninica, credo fortemente nelle attività che proponiamo al nostro pubblico, tutte finalizzate a seminare la cultura della biodiversità e a far comprendere che la capacità di accettare ed apprezzare la diversità biologica in tutte le sue forme arricchisce e completa la nostra esistenza. Lavorando per migliorare la conoscenza dell'ambiente e quindi di ogni forma di vita in essa contenuta, tuteliamo la biodiversità e con essa, come dicevo in apertura, la bellezza. Grazie.